Magazzini Bizotto, da sempre qualità italiana. Vestiamo le case e le persone. Vi aspettiamo a Rossano Veneto. Siamo aperti anche la domenica. Buonasera e ben ritrovati in diretta con prima serata, una prima serata che abbiamo voluto dedicare oggi a eh, alcune tematiche che toccano la vita di ciascuno di noi. E parliamo di ambiente, di clima e di eh, smog. Stiamo vivendo una stagione davvero eh, pazza e probabilmente altre ancora più difficili ci aspettano nei eh, prossimi mesi. Neanche il tempo di Cercare di uscire dalla situazione difficile della pandemia, ed ecco che eh, aria irrespirabile e siccità ci presentano il eh, conto, sul piano economico sicuramente, sul piano sociale e quello della possibile conseguenza sulla nostra salute. Di questo parliamo Oggi, quando eh, fra poche ore il Parlamento europeo comincerà a votare eh, quello che è il Cancer Plan, 4 miliardi di euro messi eh, sul eh, piatto da parte della eh, comunità europea per cercare di affrontare e possibilmente sconfiggere quella che ancora rimane la malattia che probabilmente ci fa eh, più paura. Solo un piano eh, sanitario? A dire la verità no, perché anche su questo stanno già nascendo delle contrapposizioni eh, politiche, in particolare riguardo alle sostanze che l'Europa individua come eh, specificamente cancerogene, che sono il fumo del tabacco e la molecola d'alcol. Intorno a questa molecola d'alcol si sta avvitando la polemica perché coinvolge anche il vino. Allora l'Europa vuole cancellare uno dei prodotti che rappresentano il Made in Italy. In qualche modo ne parleremo nel corso della serata. Adesso subito... Uh, super spot, la copertina curata da Stefano Martauro e poi vi presento gli ospiti in studio. Fra pochissimo! Sempre Clio, ora ibrida. Renault Clio E-Tech Hybrid, fino all'80% del tempo in modalità elettrica in città. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti, di Vicenza e Tiene. E allora, questa è la copertina di Stefano Maltauro, subito gli ospiti, a partire da chi è di fianco a me questa sera è Gianmarco Mancassola, ed è il nuovo direttore dei telegiornali di TVA ed è anche il buonasera. direttore di questa trasmissione, quindi buonasera. è a casa sua. Buonasera, buonasera eh, Gianmarco grazie Mancassola, buonasera. grazie di essere eh, con noi a eh, parlare e a introdurre questa eh, trasmissione, subito dopo presentiamo anche gli altri ospiti. Sì, è un tema che sento particolarmente vicino, non solo da operatore della comunicazione, ma anche da padre di due giovani ragazze. È un tema che ha a che fare col presente e col futuro e, e credo che la parola chiave sia equilibrio, un equilibrio che stiamo vedendo eh, cambiare in questi anni. Penso alle mie infanzie, alle nevicate della mia infanzia, in particolare la nevicata del 1985 quando avevo meno di 10 anni e che, e che ha segnato uh, la, 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 mia, la mia adolescenza, la mia infanzia. Il, quello che stiamo attraversando è un inverno che almeno in pianura rischia di, essere, di, di passare senza nemmeno un fiocco di neve. Per renderci conto di quello che sta, che sta accadendo io consiglio di fare due sane eh, azioni, che sono due passeggiate. Una a Monte Berico e di dare uno sguardo magari in una giornata serena e ce ne sono sempre, sempre più spesso e di dare uno sguardo verso la pianura, verso le montagne e, e, e non si potrà non notare quella coltre no? quella, quella specie di nebbiolina eh, che a volte prende anche un colore eh, violaceo e, mh, e che non credo che siano nuvole pronte alla pioggia, tutt'altro credo che sia appunto una, una, una sorta di condensa eh, dove si depositano eh, polveri che poi andiamo a respirare. L'altra passeggiata che consiglio di fare invece è in direzione eh, di un luogo dell'anima della Vicentino e del Veneto ed è le, sono le risorgive del bacchiglione. Eh, L'ho fatto anche questa mattina prima di iniziare a lavorare. E vedrete la grande sete dei fiumi, dei torrenti. Eh, vedrete che a metà febbraio sembra di stare a luglio o ad agosto. Eh, vedrete che stiamo vivendo un'estate quando dovrebbe essere inverno. E, e non può non preoccupare, ecco, non può non preoccupare vedere delle pozzanghere dove in altri tempi avremmo visto invece un fiume, in, se non in piena, però un fiume ricco d'acqua e, e di risorse. E allora credo appunto che la riflessione che ci impegna tutti quanti, eh, poco o tanto, è legata all'equilibrio, alla ricerca di un nuovo, eh, di un nuovo equilibrio e che eh, rimetta in bolla anche il nostro futuro e la nostra qualità della vita. Grazie Gianmarco Mancassola. I nostri ospiti, Simona Siotto, assessore all'ambiente della Comune tutti. di Vicenza, grazie buonasera, di essere con noi, buonasera. Voi. Con noi c'è anche Marco Rabito che è l'esperto di meteorologia che ci accompagna anche con i bollettini quotidiani per capire cosa sta succedendo in questa stagione davvero difficile. E con noi anche Matteo Macilotti che per la ah, provincia sì. ha la delega proprio all'ambiente e alla tutela dell'ambiente ed è con noi Giuseppe Idotta che è il primario dell'ospedale San Bortolo, primario di pneumologia, a lui chiederemo specificamente quanto male ci fa e quanto male ci sta facendo la situazione all'interno della quale stiamo vivendo. Vorrei cominciare subito con Marco Rabito chiedendo da quanto tempo Marco non piove. In provincia di Vicenza, sul Vicentino. Beh allora, innanzitutto sono rimasto molto favorevolmente colpito dalle parole di apertura del direttore perché ha centrato dei punti eh, estremamente importanti su quanto si può osservare e su quanto tutti noi possiamo fare queste osservazioni. Basta uscire dalla nostra porta di casa e provare a guardare. Non piove nel Vicentino dal 6 di gennaio, quindi dall'Epifania... Inizierà nuovamente a piovere, fortunatamente nelle prossime ore, nella prossima notte, sarà un intermezzo all'interno di un lungo periodo di siccità che pare destinato anche a prolungarsi successivamente dopo questo impulso perturbato. L'inverno mediamente è sul nostro territorio, sul territorio Veneto, sul territorio vicentino, una stagione mediamente poco piovosa. Qui stiamo vedendo intanto passare delle immagini con l'animazione dei punti dei centri di alta pressione che abbiamo osservato nel corso del mese di gennaio quindi alte pressioni spesso presenti ad ovest del territorio italiano, ad ovest del Mediterraneo, non favorevoli al transito di sistemi perturbati. Da lì non dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche di solito siamo abituati a sentire queste cose durante l'inverno non dovrebbe arrivare il contrario di quello che è arrivato diciamo che dovrebbero transitare più impulsi perturbati rispetto a quelli che abbiamo visto, mediamente l'inverno ci propone situazioni di alta pressione anche durature, anche coriacee ma negli ultimi anni stiamo osservando una uh, graduale persistenza una durata maggiore eh, una diminuzione degli impulsi perturbati e questo si riverbera anche nella qualità dell'aria perché chiaramente viene a mancare quello che è un abbattitore naturale delle polveri, ovvero sia la pioggia e la neve, nei casi in cui questa riesca anche a scendere in pianura, perché è giusto ricordarlo anche a chi ci ascolta da casa, la neve in pianura non è un'anomalia per il territorio veneto e vicentino. È stata una normalità per tantissimi anni, oggi sta diventando qualcosa di sempre più eccezionale. E allora vorrei coinvolgere subito anche l'assessore S8. Abbiamo parlato non tanti giorni fa di un periodo eccezionalmente lungo nel quale Vicenza ha dovuto fare i conti con un'allerta rossa. Ne abbiamo vissute molte di arancione intermittenti anche negli anni scorsi, un lunghissimo periodo di allerta rossa. No, non l'avevamo visto mai. È vero, è vero anche se questo è dovuto anche al cambio del sistema di rilevazione, perché da quest'anno si va anche col bollettino previsionale, però questo è il dato amministrativo di come rileviamo i dati. La cosa invece effettivamente preoccupante è che le polveri, pur non essendo altissime come qualche anno fa, perché se si vanno poi a guardare i dati, qualche anno fa la percentuale era più alta, però è stata persistente dovuta sicuramente alla carenza di pioggia ma dovuta anche alla mancanza. Di strutture effettivamente tali da poter incidere su questi benedetti bollettini che hanno fatto un rosso dietro l'altro. Eh, Macilotti, eh, parlavamo poco fa della sensazione di impotenza che gli amministratori vivono di fronte a, al perpetuarsi di questa situazione, cioè alla difficoltà di dire adesso facciamo, adesso facciamo quello che possiamo <ride> e sembra sempre insufficiente. Sì, ormai sono anni che mi occupo di questo problema, sono anni che lo vivo anche con una certa passione e anche con così, una, un trasporto personale. No? E Sono anni che vivo questa sensazione appunto di sapere incidere poco su una realtà così complessa. Qual è il vero problema? Che per poter affrontare effettivamente questa questione, che è particolarmente eh, rilevante per la nostra provincia, occorre agire su tutta una serie di fattori non è un singolo fattore determinante abbiamo da un lato le auto ma dall'altro abbiamo tutti i riscaldamenti anzi riscaldamenti forse molto di più rispetto alle auto per tanti versi, no? è il motivo per cui in inverno poi lo avvertiamo anche di più. Dall'altro lato abbiamo tutto il tema dell'agricoltura, no? l'abbruciamento delle ramaglie piuttosto che lo spargimento appunto, di liquame. Dall'altro lato abbiamo anche le scelte amministrative, no? eh, quindi la, la mancanza appunto, di eh, parchi verdi piuttosto che di alberature che abbattono le polveri sottili e così via. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi sui quali agire, elementi che coinvolgono tutta la società. E qui appunto, faccio un appello a tutti: cioè questo non è un problema degli amministratori, questo è un problema di tutti. O tutti lo avvertiamo come tale, cerchiamo ognuno per sua parte, per il proprio compito di affrontarlo, oppure da soli gli amministratori potranno far poco. Cioè queste ordinanze talvolta somigliano quasi a grida manzoniane di disperazione, perché cerchiamo appunto di bloccare il bloccabile, ma lo facciamo sapendo che questo non avrà chissà che incisione poi sulla realtà. Proprio perché, ripeto, è un problema complesso che coinvolge tutti i soggetti, tutti gli attori, anche con misure molto complesse. E proprio per questo noi avevamo pensato di. Eh... Proporvi un sondaggio, un sondaggio che dice più o meno questo: di fronte alle sfide che ci pongono il clima da un lato e lo smog dall'altro, voi avete effettivamente cambiato una vostra abitudine? Il numero è sempre lo stesso, lo vedete nella grafica, tasto 1 per dire di sì, tasto 2 per dire di no, una abitudine importante, cioè avete effettivamente cominciato ad andare al lavoro a piedi o in bicicletta, lasciando a casa l'automobile, avete eh, cominciato a eh, curare di più eh, un albero, a piantarlo, a eh, in qualche modo eh, tentare di invertire la eh, situazione, perché è importante che poi ciascuno di noi eh, riesca a fare delle cose anche eh, minime, anche piccole, ma che, poi possano dare un risultato concreto se viste eh, tutte insieme. Dottor Ridotta, lei qui poi, eh, ci, ci deve aiutare a inserire tutto questo in un, in un quadro eh, più vasto una situazione come quella che abbiamo appena descritto con un clima costante e eh, senza precipitazioni, con questo tasso di inquinamento. Ci fa male? Quanto male ci fa vivere dentro questo genere di atmosfera? Certo che sì, l'ambiente è molto inquinato. Ci sono dei danni sia in acuto che in cronico. Calcoliamo che per ogni aumento di 10 microgrammi per metro cubo di polveri sottili PM10 al giorno c'è un aumento della mortalità comprensiva respiratoria. E cardiovascolare dello 0,6%, che è tantissimo, poi. è tantissimo, perché è in acuto giornaliera. Ci sono poi anche eh, tutto, tutto il problema delle riacutizzazioni per esposizione acuta, diverso invece è il discorso per quanto riguarda l'esposizione in cronico. In acuto abbiamo sicuramente. Eh, eh, Aumento importante nell'uno degli accessi in pronto soccorso, sia per visite che per eventuali ricoveri. Per quanto riguarda, per esempio, c'è un aumento per ogni aumento di 10 eh, eh, microgrammi per metro cubo di PM10, di 1,2% di aumento di bambini asmatici, l'1,1% di adulti asmatici e lo 0,9% comprensivo per tutte le malattie respiratorie per i soggetti anziani. Quindi un carico di lavoro che si riflette ulteriormente su struttura ospedaliere e del pronto soccorso, che innanzitutto che è il front line rispetto al territorio e poi chiaramente i vari reparti di distribuzione di queste persone, la pediatria, la medicina, la pneumologia, la geriatria. Fra poco avrò modo anche di chiederle se c'è una correlazione fra quello che abbiamo vissuto con la pandemia da Covid e l'inquinamento o, o se si può ipotizzare una uh, correlazione. Prima però andiamo in uh, pubblicità e ci rivediamo subito dopo con il secondo segmento di prima serata. A fra poco. Allora rieccoci a eh, prima serata a discutere di ambiente, di smog, di eh, clima impazzito. Ci siamo lasciati, poco prima della eh, pubblicità, con il dottor Giuseppe Idotta, pneumologo primario di pneumologia, che ci stava raccontando quanto eh, lo smog possa influire sulla eh, malattia, sulla eh, problematica respiratoria sia per quello che riguarda le manifestazioni acute, sia per quello che riguarda le manifestazioni eh, croniche. Eh, dottore, nel frattempo nei vostri reparti i malati Covid non sono scomparsi? No, eh... Stanno riducendosi i pazienti ricoverati in ospedale, nei vari ospedali di Vicenza e in altri nosocomi della provincia, però reparti come il mio, come quelli di malattie infettive e la riemazione, restano ancora full in pratica. Laddove, Laddove curano pazienti con... più, critici, più, critici. più critici, perché arrivano pazienti che sono sintomatici da più giorni e quindi arrivano troppo avanti come gravità di malattia. Sono persone in gran parte non vaccinate. Suppongo. In gran parte non vaccinate. E i vaccinati sono di solito persone over 80 che hanno parecchie malattie associate, cardiopatia ischemica, l'obesità, il diabete, l'ipertensione, l'insufficienza renale. In questi due anni, dottore, c'è mai stato qualcuno che sia riuscito a stabilire un collegamento fra la malattia Covid e l'inquinamento, cioè se le due eh, circostanze in qualche modo si sovrappongano e peggiorino l'una con l'altra. Ma guardi, eh, parrebbe di capire ormai sono dati consolidati che i meccanismi che portano all'infezione da parte del virus Sars-CoV-2 siano molto simili a quelli dell'inquinamento, per quanto riguarda il danno diretto sulla cellula che riveste internamente la parete delle vie aeree. Di sicuro, eh, ormai ci sono dei dati consolidati, ci si è accorti fin dall'inizio che eh, in, nelle zone, nelle regioni a più alto eh, diciamo, eh, inquinamento atmosferico, parliamo di pianura padana, Lombardia in particolare, c'era una contagiosità decisamente più alta, una mortalità doppia rispetto a quella delle altre regioni. In effetti... Eh, si è ormai arrivati alla conclusione che eh, l'ipotesi più eh, mh, significativa, quella più accreditata ormai, è che le polveri sottili PM10, PM25, eh, l'ossido nitrosi, l'ossido nitrico, eh, siano in grado di eh, aumentare il numero dei recettori ace 2 presenti a livello della parete che riveste internamente le vie aeree. Sono gli stessi recettori che fungono da porta, da carrier per lo spike del eh, SARS-CoV-2. Per cui eh, l'inquinamento aumenta questi recettori, arriva l'ondata virale, trova molti più recettori, questi portano all'interno della cellula il virus e qui si replica e qui poi c'è la cascata con la, eh, diciamo, la tempesta citochinica e i danni. E quindi vivere in regioni in luoghi particolarmente mm, esposti espone, espone maggiormente espone, alla c'è un raddoppio della mortalità, c'è una maggiore eh, concentrazione di ricoveri, una maggiore incidenza di malattie, una peggiore prognosi e una maggiore mortalità. C'è forse mi chiedo eh, c'è un possibile eh, diciamo legame fra la, il tasso di inquinamento e le malattie oncologiche dell'apparato respiratorio. Cioè, è sì, un... Questo è un dato ormai consolidato negli anni e, e i numeri che ho sentito poco fa per quanto riguarda gli accessi in più e le malattie in acuto eh, per l'esposizione acuta giornaliera sono decisamente più elevati. Per per i danni a lungo termine si parla più di PM2.5, sì. sono particelle che arrivano eh, più tardi, eh, quando ormai il danno è conclamato, e però riescono a passare la barriera del sangue, quindi andare anche in circolo. Per cui abbiamo nelle persone che hanno, eh, per quanto riguarda la mortalità, mentre la mortalità in acuto è di 0.6 per aumento di 10%. Eh, eh, microgrammi. microgrammi per metro cubo eh, al giorno, qui invece la mortalità per aumento di 10 microgrammi per metro cubo di PM2.5 è di 20 volte superiore, quindi è un dato quindi... drammatico, direi. Inganno. Per quanto riguarda la mortalità, i tumori, per esempio, che interessano soprattutto la fascia adulto-senile, il tumore del polmone, per la stessa quantità di aumento medio di PM10 e PM2, aumenta 8, dell'8 il tumore del polmone. Quindi Abbiamo, abbiamo delineato un, un quadro, perché vi ho portato verso eh, il rapporto con la malattia oncologica, perché fra oggi, stanotte e domani, in Parlamento europeo si deve votare questo cancer plan che è un, uno strumento pensato dall'Europa per affrontare eh, la malattia cancro, che è la malattia che forse ancora oggi spaventa più eh, di qualsiasi altra eh, tutti noi. È un piano eh, di grandissima portata economica. Eh, noi nel pomeriggio siamo riusciti a raggiungere l'europarlamentare Alessandra Moretti che è una degli estensori di questo piano che appunto va in eh, votazione proprio in eh, queste ore. L'abbiamo sentita poco fa da questo studio e eh, ci siamo fatti raccontare in cosa consiste questo Cancer Plan. Eh, se la regia mi aiuta, possiamo ascoltare un primo contributo. Vi ringrazio molto per lo spazio che date a questo, a questo tema, perché l'Europa finalmente ha deciso di introdurre un piano europeo di lotta al cancro, ehm, prevedendo innanzitutto l'accesso alle cure eque e quindi che tutti i cittadini europei possano avere accesso alle cure e ai farmaci, la fine delle discriminazioni tra paesi europei, perché come voi sapete avere un cancro in Italia. Eh, rispetto alla Romania o altri paesi è diverso per quanto riguarda la possibilità di essere curati e poi una parte molto molto rilevante sulla prevenzione perché circa il 40% dei tumori potrebbe essere evitato con una vita sana, una dieta bilanciata e quindi noi abbiamo affrontato anche questo tema senza dimenticare la parte più consistente che sono 4 miliardi di euro che l'Europa metterà a disposizione proprio per la ricerca scientifica e per le battaglie che i nostri ricercatori in Europa e nel mondo stanno portando avanti. 4 miliardi di euro sono davvero tanti soldi che l'Europa mette in campo. La speranza è che una parte di questi finanziamenti arrivi anche in centri di ricerca italiani, che in ogni caso rappresentano delle eccellenze anche a livello europeo? Assolutamente faremo anche in modo che l'Italia che tra l'altro è uno dei paesi europei che offre ricercatori, i migliori ricercatori in tutto il mondo, ma penso anche allo IOV Veneto che è un centro di eccellenza per la cura dei tumori rispetto, diciamo, al panorama Europeo, ecco, io credo che dobbiamo sostenere la ricerca scientifica, sostenere i nostri ricercatori, i nostri medici, sostenere anche i giovani medici che vogliono intraprendere questa professione e che sono motivati non soltanto da grandi competenze ma anche da una passione enorme. Avremo modo poi di sentire altri particolari rispetto a questo piano, 4 miliardi di euro per combattere questo genere di eh, malattie e nel frattempo, Assessore, noi cerchiamo di fare il poco che si fa e alle volte anche una semplice ordinanza per dire ecco non, non usate eh, l'automobile la, Euro 2, Euro 4 che inquina eh, tantissimo, vi porta a scontrarvi con i cittadini, è così? Eh sì, devo dire che le ordinanze non sono mai, come dire, ben accette, un po pagano il limite amministrativo che hanno e noi stessi quando le mettiamo sappiamo benissimo che incidono poco. Però qualcosa va fatto e allora a partire, ad esempio, dal ricambio delle macchine vecchie che già sappiamo che inquinano, che insomma si potrebbero cambiare, ognuno di noi credo sia chiamato a fare quel poco che nella sua vita può fare, a mio avviso è importante. Incide fino a un certo punto, però sarebbe un segnale comunque doveroso da dare, e invece poi alla fine ci si scontra col dover continuare a mettere deroghe perché purtroppo ce ne sono tante e con una cittadinanza che si divide. Tra chi critica le deroghe e chi invece critica l'ordinanza, eh, che però è l'unico strumento che noi in questo momento abbiamo. A mio avviso bisognerebbe in realtà fare sicuramente molto di più tutti noi: cambiare un pochettino le nostre piccole abitudini quotidiane, quello che ognuno di noi è in grado di offrire. Per una società che alla fine deve diventare più civile, più accogliente e più giusta un po' per tutti, e nello stesso tempo incidere sulle vere infrastrutture di cui questo paese forse per troppi anni non si è dotati, e adesso ci si accorge di questo problema quando è. non dico troppo tardi, ma insomma la situazione è davvero molto grave. Eh, mh, lei ha fatto delle vere e proprie battaglie di opinione, anche sulla semplice abitudine di spegnere il motore quando si è. In fila, in colonna, in attesa che i bimbi escano da scuola piuttosto che al uh, semaforo. Eppure? Eppure cambia poco, ma io non demordo perché devo dire che quando accompagno i miei bambini a scuola la mattina, vedere le... qualche altra mamma, perché non è tutto, qualche altro papà che davanti agli altri bambini lascia il motore acceso. Trovo che sia indecoroso e quindi a qualcuno busso anche, chiedo che spieghi, a qualcuno sì e devo dire che insomma, la cosa in realtà che mi rende più orgogliosa è che le altre mamme hanno iniziato a farlo con me, così come mi arrabbio quando vedo qualcuno fumare davanti alle scuole in mezzo ai bambini, trovo che non si tratta di essere ambientalisti ma semplicemente un po' civili e comportarsi ognuno di noi come si vorrebbe che gli altri si comportassero, credo che con un po' di senso di equilibrio e di rispetto degli altri ce la possiamo fare fare? Eh, Macilotti, eh, le ordinanze a macchia di leopardo. No? Si dice molte volte, mh, Vicenza impone delle restrizioni perché eh, monitora lo stato dell'aria, chiude determinate eh, possibilità, poi magari un comune a eh, 5 km o a 10 km di distanza mh, prende delle decisioni diverse. La necessità di Agire davvero come eh, comunità, come bacino, come area vasta, si riesce a fare oppure no? Mm. Sì, allora eh, ha toccato un punto veramente determinante, no? Eh, la compattezza dei territori nell'affrontare questo problema. L'area non ha confini, non è che l'area che c'è a Vicenza non abbia confini, non si espanda, no? come ciò che produciamo nella Valle del Chiampo non abbia altri flessi da altre parti, no? Quindi sotto questo versante abbiamo tentato e sto tentando appunto da vario tempo di cambiare un po' la mentalità perché prima veramente una delle problematiche più grosse che mi trovavo ad affrontare ad ogni TTZ che è questa riunione tra sindaci per discutere appunto come affrontare la questione era proprio la divisione tra territori periferici e territori appunto centrali, cittadini come può essere la città. No? E quindi sotto questo versante l'iniziativa di questo patto dei sindaci per la qualità dell'aria che è un'iniziativa che abbiamo adottato soltanto qui a Vicenza, è quella di rendere tutte, tutti i sindaci, quindi tutta la cittadinanza corresponsabile verso questo problema. E ogni sindaco si deve impegnare ad adottare politiche eh, insomma, opportune e politiche concordate politiche comuni appunto, rispetto a questo problema, sia che sia appunto il Comune di Vicenza, il grande comune appunto, della nostra città, sia che sia appunto il comune più periferico magari a 10 km o a 20 km rispetto al comune di Vicenza. Ecco, tutti siamo corresponsabili e tutti dobbiamo mettere in atto le medesime politiche se vogliamo uscire appunto da questa questione. Ma poi, tra l'altro, direi che non soltanto l'amministratore deve porre in essere le medesime politiche, ma anche i cittadini devono abituarsi a temi di comportamento che devono essere i medesimi. Non soltanto il cittadino di Vicenza è incoraggiato ad andare a lavorare mediante la bicicletta o, se può, attraverso i mezzi pubblici. Certo, magari a Vicenza i mezzi pubblici ce ne sono di più, funzionano yeah, di più. meglio, sì. ma anche in periferia, appunto, quando si può, occorre andare a lavorare in bicicletta, occorre prendere il mezzo pubblico, perché quello è certamente un aiuto. Qui in Vallata del Chiampo abbiamo cercato con un progetto tra l'altro concordato tra i comuni, si chiama Bike to Work, addirittura di remunerare tutti i cittadini che stanno andando eh, al lavoro in bicicletta, attraverso oggi abbiamo anche le bici elettriche che danno la possibilità un po' a tutti diciamo, di poter utilizzare questo mezzo per scegliere un mezzo di trasporto diverso. Oltretutto non piove, e quindi Oltretutto non piove, uno quindi riesce andiamo... ad andare anche senza doversi proteggere troppo dal, dal sì. maltempo, sì. E poi c'è l'altro grosso tema, e a mio avviso ancora poco affrontato, in cui c'è ancora poca uh, coscienza, che è il tema del riscaldamento, di come ci riscaldiamo. Perché quello è un punto determinante nella produzione di polveri sottili. Quando noi accendiamo il nostro caminetto, dobbiamo capire che il nostro caminetto è uno dei massimi soggetti di produzione di polveri sottili. Il caminetto aperto, è così tanto bello da vedere, però di fatto produce un sacco di polveri sottili. La buciatura di biomasse. La di strapaglie, ma anche la bruciatura di legna in casa attraverso i nostri caminetti, è uno dei maggiori produttori di polveri sottili. Ci pare che sia una cosa green, una cosa bella, in realtà, invece, dal punto di vista dei polveri sottili, è uno dei soggetti che ha maggior produzione. L'utilizzo di vecchie caldaie, di, di vecchie stufe no, a legna piuttosto che a pellet, anche quelle sembrano green, in realtà sono dei grossissimi produttori di polveri sottili. Anche qui, maggior coscienza su come si riscaldiamo. No? Tra l'altro, adesso con l'aumento del costo del gas, eccezionali di questi giorni molti stanno ritornando alla legna piuttosto che al pellet capisco dal punto di vista economico perché, È perché va a incidere sulla bolletta e uno tanto per non saperne leggere né scrivere intanto Ca si scalda con, con la legna però capisco benissimo la difficoltà però dall'altro dobbiamo sapere che questo comportamento non fa altro che aumentare ed acuire ancora più questo tipo di problema il tema dei riscaldamenti diviene centrale per affrontare la questione dei polveri sottili. Case energeticamente più efficienti produrrebbero molti meno polveri sottili e riusciamo ad abbattere in maniera sensibile la quantità di polveri sottili che oggi respiriamo. Diamo uno sguardo al sondaggio se già qualcuno dei nostri ascoltatori ha avuto la pazienza di eh, rispondere alla domanda. Cioè voi avete effettivamente cambiato abitudini, quelli che ci ascoltano sono bravissimi, tutti hanno cambiato. Abitudini, siamo a un 100 contro 0, eh, eh, poi vedremo in numeri eh, spicci quanto questo, eh, quanto questo rappresenti, perché voglio dire poi vedremo se sono 3, 5, 20 o eh, 100 le persone che hanno risposto al, al sondaggio e continueremo a riaggiornarlo anche nel corso della eh, trasmissione. È il momento di fermarsi, un po' di pubblicità, poi torniamo ancora in studio a parlare. Di clima, di inquinamento, di smog e di salute. Fra pochissimo. Rieccoci in studio e in diretta con prima serata a parlare di ambiente, smog, eh, clima impazzito e eh, forse Ve l'ho già raccontato in altre occasioni questa è una trasmissione dove durante la pubblicità non si smette di eh, discutere e proprio durante la eh, pubblicità è emersa una cosa che sta facendo molto arrabbiare gli amministratori locali e credo che eh, i due assessori siano assolutamente eh, d'accordo eh, fra loro eh, bando con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, economia circolare. Siete stati svegli la notte per eh, riuscire a presentare i progetti nei termini che credo non so quanto fossero oggi, oggi. si concludeva oggi sì. riuscite a mandare la domanda e il Ministero vi risponde sì. Bravi. Eh, bra non bra bravissimi Bravissimi bra Bravissimi ma siete stati troppo bravi di fatto mm. no, lo, 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 lo dico perché è un qualcosa che ha fatto arrabbiare molto gli amministratori no? In questi giorni eh, ci confrontavamo prima con Simona Appunto anche con Comune di Vicenza Ma tanti altri sindaci ce l'hanno comunicato Abbiamo lavorato e fatto lavorare i nostri uffici giorno e notte Per riuscire a rispettare il bando no? Perché eh, di fatto aveva una scadenza anche breve Però abbiamo cercato tutto il possibile per poterci partecipare Anche con progetti ambiziosi appunto No? Allora abbiamo addirittura revocato le ferie ai nostri dipendenti o comunque mi ha fatto anche fuori orario come nel, nel mio caso. Dall'altro lato poi scade il bando, no, Presentiamo tutti domanda. Arriva poi un messaggino qualche minuto dopo tra l'altro, non molto dopo, qualche minuto dopo alla scadenza e ci dice che il Mite, il Ministero per la Transizione Ecologica, ha, pro, eh, ha deciso di prorogare la scadenza di 30 giorni del bando. Per favorire una maggiore partecipazione delle aziende delle pubbliche amministrazioni del Sud ai bandi con riguardo gli impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti. Cioè, eh, appunto, il ministero si è accorto che al Sud pochissimi avevano presentato domanda e quindi ha riaperto ad hoc i bandi per poter dare la possibilità a queste ultime istituzioni di parteciparvi. Allora, mentre noi siamo diventati matti, appunto, per rispettare i termini, poi, d'amblè, no, si cambiano le carte de, sul, sul tavolo... E per appunto, far partecipare eh, chi fino adesso. Chi fino adesso poteva partecipare come abbiamo fatto noi, quindi poteva partecipare come ha fatto noi, ma non si è impegnato per farlo nello stesso modo, non rispettando i termini, appunto, ha detto avete altri 30 giorni. Senza no. contare che su quei fondi, comunque, il 40% è sempre riservato. A determinate regioni del sud, a certi comuni del sud, quindi, esatto. comunque hanno un doppio canale privilegiato: il 40% dei fondi garantito ex legge, e poi questa riapertura del centro. Vicenza dei aveva partecipato? Ovviamente. Sì, Vicenza ha partecipato, anche noi abbiamo caricato tutte le domande, abbiamo terminato sabato, quindi, sabato in assessorato si lavorava e per caricare tre domande tra l'altro devo dire di cui io sono orgogliosissima non perché siano le mie ma perché il mio assessorato ha lavorato davvero benissimo e che prevede tutto un progetto sull'interrato in centro storico. Cioè, finalmente. È di cui abbiamo parlato, eh sì, andiamo alla caccia isole, di 2 milioni di sì, 2 eh, milioni e 400.000 euro. E rivoluzionare circa. la raccolta dei rifiuti. Fì, fì, una rivoluzione totale, insomma, anche piuttosto importante, insomma coraggiosa anche dal punto di vista dell'informatizzazione. Doma le domande sono state sì, presentate. Eh, avevamo del materiale sì. che ci avevate fornito in eh, conferenza stampa, l'ipotesi era quella di. Interrare i cassonetti per la raccolta sì, dei disegni nel tutti, centro soprattutto storico, sì. Intorno al centro storico e poi anche di. Eh, Le isole ecologiche di quartiere per eliminare anche ben 42 zone di cassonetti, questo è uno dei rendering appunto dell'interrato. Dell Un sistema di monitoraggio di tutti i riempimenti di tutti i cassonetti, la possibilità poi di andare verso la tariffazione individuale come ci chiede ARERA ma poi come devo dire era anche una richiesta dei vicentini, no? Per ora la tariffazione è a metri quadri, ma non è sintomatica dell'effettiva gestione di ognuno di noi sui rifiuti, certo. invece noi cerchiamo di andare verso una tariffazione individuale, quindi anche la mappatura del peso specifico del rifiuto prodotto da ognuno di noi e poi un sistema di videosorveglianza costante per quella che è la lotta ai furbetti, che quindi, insomma, fino sempre... a poche ore fa questo progetto sarà giocava con altri progetti, magari in numero minore eh, presentati esatto. da chi aveva eh, avuto la capacità anche di presentare i progetti in termini e invece adesso aspettiamo altri 30 giorni e vediamo se qualcun altro presenta degli altri progetti che eh, concorreranno con i nostri. Esattamente sì, poi magari daremo altri 30 giorni se non ci riusciranno <ride> e così via, ma è, è, è proprio lo, lo stile che non funziona, no? cioè le regole devono valere per tutti, poi certamente se un progetto di un comune del sud è molto più valido del mio, ah, ma va benissimo, verità. si finanzi quello ed è giusto che sia così però le regole sul tavolo devono essere le medesime se tutti dobbiamo correre, si corre tutti non può essere una parte d'Italia corre e un'altra parte d'Italia va a traido, questo è il grosso problema, se si corre, si corre tutti perché se le regole sono così, valgono per tutti dobbiamo terminare tutto entro il 2026 se iniziamo con questo andazzo, ah, non beh. finiremo mai nulla entro il 2026, così non funziona Assolutamente così non funziona. Eh, L'Europa ci sta eh, proponendo questa, eh, questo piano contro il eh, cancro e lo sta proponendo eh, facendo particolare attenzione, l'abbiamo già sentito, eh, nei confronti della prevenzione ma anche nei confronti di alcune sostanze specifiche. Abbiamo chiesto quali all'Europarlamentare Moretti, gliel'abbiamo chiesto poco fa, l'ascoltiamo insieme noi ormai eh, sappiamo che tutta la letteratura scientifica dicono che appunto eh, il fumo e la molecola d'alcol sono dei potenti cancerogeni noi in questo piano non vietiamo niente Vogliamo semplicemente che eh, i cittadini siano informati in maniera adeguata sui rischi di un abuso ecco, di alcol e ovviamente sul, sul fumo. Quindi è fondamentale da questo punto di vista ehm, mantenere uno stile di vita e una dieta equilibrata. Tanto è vero che noi nel piano abbiamo inserito la dieta mediterranea come esempio proprio perché la dieta mediterranea contiene anche un bicchiere di vino a tavola, ma contiene anche tutta una serie, diciamo, di alimenti e di sostanze che fanno bene al nostro, al nostro corpo. Questo è molto importante perché anche in giorni in cui questo piano europeo di lotta al cancro può essere, diciamo, attaccato, è importante dire che abbiamo inserito la dieta mediterranea, proprio perché anche attraverso un uso consapevole delle bevande come il vino, ecco, si può eh, diciamo, avere e beneficiare di una vita sana. Cerchiamo di avere una vita sana, dottor Ridotta. Le sostanze che l'Europa indica credo che non possano essere contestate dal punto di vista medico scientifico. Poco fa parlavamo di inquinamento e, e lei ci faceva osservare che eh, parliamo spesso dell'inquinamento atmosferico, cioè di quello che eh, troviamo all'esterno delle nostre abitazioni, parliamo poco dell'inquinamento che c'è dentro le nostre case, che non ci fa sicuramente meglio. Certo che sì, anche se i numeri chiaramente sono eh, molto diversi, anche perché se c'è da parte delle persone l'abitudine a, a arieggiare in maniera significativa ogni eh, tot ore durante l'arco della giornata, almeno una volta al giorno, ci vorrebbero più volte, più volte. Più volte sicuramente c'è la possibilità di ridurre molto il carico eh, di eh, inquinanti di PM10-2.5 intradomestica in pratica. E questo vale soprattutto... Per chi in famiglia ha eh, dei casi di bronchite, di asma o l'anziano già bronchitico cronico piuttosto che il bambino asmatico. Ecco, ehm... utilizzare la legna o, il, o la stufa per scaldarsi è un grosso problema. Può, può essere un grosso problema, chiaramente dipende dal tipo di stufa, da quanto antica è la stufa che si sta utilizzando e anche da tutte le misure che si mettono in atto per eh, pulire le canne fumarie, eccetera. Perché poi c'è anche non solo l'inquinamento da eh, polveri, ma anche da gas, eh, eh, ossidi e, e diciamo, eh, eh, fino il caso estremo delle morti per, eh, per appunto, il monossido, il di, monossido carbonio. di carbonio. Ecco, eh, se, po se posso eh, fare un accenno invece... <coughs> all'attenzione che dovremmo avere con i bambini, sì. perché questo non solo all'interno ma anche all'esterno, io spesso vedo eh, le mamme che portano o i genitori che portano i bambini eh, sul ciglio della, della strada e i bambini sono sul passeggino con il viso ad altezza dei tubi di scarico delle auto. Allora, dobbiamo tenere conto che i bambini, eh, rispetto a noi adulti, a parte quelli portati in carrozzina in questo modo, ma hanno, diciamo, rispetto all'adulto, all'anziano, molte più ore vissute all'aperto, giocano. Hanno anche una frequenza respiratoria più elevata in condizioni di base e un metabolismo accelerato a livello eh, biochimico hanno anche, soprattutto nella fascia fino agli 8-10 anni, ancora eh, sono nella fase della maturazione delle varie, parlo a livello respiratorio, delle componenti del, eh, del polmone e hanno anche un sistema immunitario che si sta, si sta sviluppando, per cui le esposizioni in queste fasce di età, e può essere anche il genitore che fuma, va fuori a fumare e poi rientra, d'inverno ha i vestiti impregnati di fumo, prende in braccio il bambino, se una coppia di uno dei due genitori fuma e uno solo fuma e va a fumare fuori, hanno tre figli, uno su tre ha grosse probabilità di diventare asmatico o bronchitico negli anni a venire, perché praticamente il danno da contatto incronico sui bambini esposti appunto a inquinamento, anche fumo. È in grado proprio di portare a delle modifiche eh, nel polmone di questi bambini. Noi vediamo ragazzini a 17-18 anni, ormai adolescenti, che hanno volumi polmonari più piccoli rispetto ai ragazzi che hanno vissuto in zone meno inquinate. E a... quindi ci ha, ha già suggerito un'altra eh, abitu un abitudine che si può cambiare per entrare nel nostro eh, sondaggio, per esempio quella di eh, non fumare se si hanno. Eh, bambini eh, piccoli, non fumare comunque sarebbe una, eh, una buona regola, però se proprio dovete farlo eh, cercate almeno di salvaguardare i eh, bambini. Marco Rabito, eh, ci sono anche delle abitudini pubbliche che in qualche modo possono migliorare lo stato della eh, concentrazione di polveri, per esempio c'è uno studio che parla del lavaggio delle strade. Sì, lo chiedeva anche eh, un telespettatore da casa poco fa, chiedeva eh, se si è presa in considerazione l'opportunità di provvedere dei lavaggi delle strade. Beh, sappiamo che durante la stagione invernale operare in questo modo diventa complicato perché andiamo incontro a delle gelate e al mattino ci possiamo trovare una pista di pattinaggio al posto delle nostre strade, quindi quando le temperature sono al di sotto dei 2-3 gradi diventa veramente difficile provvedere al lavaggio strade. È stato fatto uno studio nel 2010 da parte di ARPAV, proprio su Vicenza, eh, fatto nei mesi autunnali, nei mesi primaverili e da questo studio emerge che si può arrivare a ridurre del 7-17% la concentrazione di polveri sottili, perché appunto anche il lavaggio delle strade, non il lavaggio tramite spazzolamento ma il lavaggio con eh, liquido è un lavaggio che permette di eh, diluire le sostanze il particolato al suolo e di impedire il risollevamento. Questa può essere una pratica da, da valutare, però poi soprattutto sappiamo noi... nel periodo in cui per molto tempo non piove. Il problema, dicevamo giustamente, è quando lo dobbiamo fare fra dicembre, gennaio e febbraio le temperature sono talmente basse che rischiamo di trasformare le strade in una pista di pattinaggio. Però anche rispetto al ghiaccio eh, ci sarebbe qualcosa che si può fare, per esempio, dosando la quantità di sale che viene sparsa sulle nostre strade. Sì, eh, grazie all'amministrazione comunale di Vicenza stiamo eh, lavorando su questo tema con l'aiuto anche di MCPS per ottimizzare quello che sono le salature delle strade. Ottimizzare le salature vuol dire ridurre le salature il più possibile risparmiando da una parte del denaro pubblico, dall'altra parte mantenendo pur la garanzia al cittadino di viaggiare su delle strade eh, facilmente transitabili senza problemi di ghiaccio, ma allo stesso tempo spargendo meno materiale che poi una volta sminuzzato dal passaggio delle auto, una, una volta lavorato, una volta eh, ridotto come calibro non diventi un aumento del particolato atmosferico che poi noi andiamo a respirare. In questi casi parliamo di particolato abbastanza grosso, parliamo di PM10, non quel tipo di particolato che arriva all'interno del nostro organismo e supera la barriera del sangue, come spiegava bene prima il dottore. Però è comunque un aiuto, un aiuto che noi diamo a ridurre la concentrazione, perché è stato importante un passaggio che ha fatto prima il dottor Ridotta, circa il guadagno che abbiamo di salute ogni livello in meno di concentrazione delle polveri, che va al di là di quello che sono i superamenti a livello amministrativo, perché il superamento amministrativo impone poi l'ordinanza, la restrizione alle auto. Cioè Noi contiamo, lo spieghiamo me, contiamo quante volte si superano i 50 microgrammi, microgrammi per, per metro, metro cubo. cubo e se scattano quattro giorni consecutivi, sì. correggetemi, si passa al livello di allerta successivo. Sì, ma... Se mm. ne abbiamo dieci consecutivi, sì, ecco eh, che sì. si va in allerta rossa. Questo non significa però che magari per dieci giorni noi stiamo a 49 microgrammi per metro cubo, che non è una passeggiata di salute, cioè non, non va bene. <ride> non... Questo grafico ci mostra... Come si siano ridotte negli ultimi vent'anni i superamenti. I superamenti sono un terzo rispetto a vent'anni fa, rispetto al 2003. È ancora troppo poco, possiamo ancora migliorare. Però, aver ridotto i superamenti vuol, vuol dire aver ridotto anche la concentrazione media, quindi aver ridotto anche l'impatto sulla nostra salute. Del lavoro è stato fatto, è chiaro che bisogna farne di più perché ce lo chiede la normativa, perché possiamo fare qualcosa di più. Ma c'è un limite invalicabile che è dato dalla morfologia della pianura padana, che purtroppo, purtroppo ci permette sì di migliorare le cose, ma ad un certo punto ci dice basta perché la pianura padana è fatta così, è dotata di scarso ricircolo d'aria, durante l'inverno da noi abbiamo un strato, uno strato rimescolato che è molto sottile, l'inversione termica è purtroppo deleteria per l'accumulo delle polveri e queste sono le conseguenze. Dieci giorni di superamento, anche di più a Vicenza, purtroppo determinati dall'alta pressione, determinati dalla stabilità atmosferica. Eh, abbiamo meno di 30 secondi. Solo per chiedere, noi abbiamo sempre detto che la pianura padana è così, sai cosa c'è, eh, ci cresce la nebbia. E invece la nebbia non ci cresce più. Eh, eh, è, è perché è cambiato il clima o magari si rimescola in qualche modo in maniera migliore questa atmosfera. Allora, la nebbia si genera attraverso la condensazione delle molecole d'acqua sul <coughs> particolato atmosferico. Il particolato è mutato rispetto agli anni 80-90 eh, del secolo scorso, abbiamo meno anidride solforosa che era un particolato che era ben propenso a eh, generare le nebbie e in più abbiamo la parte climatica, la temperatura è mediamente un pochettino aumentata e quindi la frequenza delle nebbie è diminuita. Uh, fa un po' specie dirlo quest'anno, quando abbiamo avuto un ritorno delle nebbie in maniera abbastanza frequente, però è un caso, il trend sui trent'anni ci dice che le nebbie stanno diminuendo drasticamente. Grazie Marco, noi ci fermiamo, ancora un po' di pubblicità e poi abbiamo il tempo per discutere ancora molto di questi temi. Allora rieccoci a prima serata, stiamo parlando di strategie per tentare di eh, contenere lo smog e l'inquinamento nelle nostre città, nei, nei paesi, in eh, provincia, abbiamo sentito l'esperienza di eh, Vicenza circa le salature con eh, previsioni meteorologiche più eh, precise. Però Assessore Siotto, mh, nei giorni scorsi ad un certo punto. A noi tutti osservatori è eh, parso che lei abbia eh, un attimino perso la eh, pazienza e che si sia rivolta anche alla Regione dicendo insomma eh, bisogna fare qualcosa di concreto e qualcosa di concreto o lo facciamo insieme oppure è inutile che eh, ci mettiamo eh, l'assessore del comune di Vicenza, il responsabile della eh, provincia, sì vabbè lo facciamo qua, poi. Eh, il traffico ci passa in A4 sull'autostrada e già lì va tutto a carte 48. Un confronto con la regione su questo, voi lo avete come bacino padano, ma azioni concrete? Allora beh non ho proprio perso la pazienza, devo dire, ma, eh, eh, ma mi, mi, sempre misurata, mi non no, ci mancherebbe altro. Però... Diciamo che era un appello, ecco, legato proprio a quel senso di impotenza che si diceva prima di, 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 di capire che stiamo facendo poco e che possiamo fare poco, insomma. E quindi sì, mi sono appellata alla regione la quale inizialmente si è un po' scaldata. Però poi si è appellata allo Stato e quindi vuol dire che non avevo così tanto torto a dire che qualcosa di più forse dobbiamo di, fare la, tutti la, la assieme. Catena, no? È <ride> una catena verticale che in parte funziona, ma io credo più nella della catena orizzontale de, dell'aiuto, del supporto, degli strumenti, degli strumenti veri. Tra assessori eh, dei comuni capoluogo devo dire che ci incontriamo spesso, ci confrontiamo spesso e il mio appello arrivava in una settimana in cui, a parte forse Padova che era arancione, eravamo tutte rosse, no? Quindi la sensazione era che le ordinanze che facciamo servono poco e che ci vogliono strumenti e in qualche modo anche investimenti ben più importanti, perché senza degli investimenti strutturali non andiamo da nessuna parte. Tra l'altro, una considerazione a livello nazionale consentitemi di farlo ci sono bandi PNR un po' su tutto ma si diceva prima sulla qualità dell'aria non ce n'è neanche una e sull'efficientamento energetico, che è davvero il grande tema che dovremmo affrontare tutti, ma anche tutti noi nelle nostre case, proprio a partire da, dalle singole specifiche esigenze, ce n'è solo uno che è la linea trae della cultura, come assessore alla cultura sono ben felice, ma riguarda teatri e cinema. E credo che l'impatto sarà ovviamente eccezionale per quanto riguarda i nostri luoghi di cultura, ma sull'efficientamento energetico inciderà assolutamente a zero. E non vi pare che ci sia un doppio binario che in qualche modo contraddice se stesso? Cioè da una parte non ci sono investimenti del PNRR specifici per l'efficientamento energetico che potrebbe aiutare molto proprio nello specifico della pianura padana dove ne abbiamo maggiormente bisogno. Dall'altro, si sta in qualche modo stringendo il cordone della borsa per quello che riguarda il super bonus al 110, che invece andrebbe in quella direzione, cioè nel costruire un cappotto attorno alle case, eh, in qualche modo isolarle meglio dalla dispersione eh, termica. Cioè, mh, questo Governo più che essere strabico, mi pare ci veda benissimo nel non fare quello che servirebbe. Sì, qui ha toccato un altro punto nevralgico. Io sono d'accordo, appunto quello che diceva prima Simona, ossia sulla mancanza nel PNR di una progettazione, almeno per il Nord Italia, no? diceva anche un telespettatore, perché non pensare a una, un programma per il Nord Italia specifico che guardi più all'elettrico piuttosto che no? E quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo. Ma purtroppo non c'è evidentemente. La stessa cosa del super bonus, il super bonus io l'avevo visto come un'ottima misura da questo punto di vista, è certamente un'ottima misura da questo punto di vista, purtroppo il malaffare no, e la voglia di arraffare, di, spero di pochi, poi porta anche queste misure che hanno anche un'idea corretta, voglio dire, a non essere più efficaci. Forse anche il governo non è stato così sveglio all'inizio nel prevedere limiti, nel prevedere paletti, nel riuscire a dare appunto un governo a questa misura affinché non si avessero gli eccessi e le ruberie che poi questi giorni appunto eh, sono, sui, sono sui giornali. Ma la misura di per se stessa, l'idea di per se stessa di investire fortemente nell'efficientare le nostre abitazioni è un'idea assolutamente positiva, è quello che serve per poter appunto risolvere questo tipo il problema che affrontiamo stasera. Qualche cittadino scriveva, no? Scrive qui, ma riscaldarsi è un diritto? Sì, beh, certamente è un diritto. Io non dico che appunto, riscaldarsi non sia un diritto, dico che ci sono dei modi di riscaldarsi che producono polveri sottili e dei modi che non lo producono. Chiaro che ha un'altra possibilità economica ovviamente fa con quello che ha, ci mancherebbe altro. Nessuno di noi, nessun comune ha mai impedito di riscaldarsi quando uno non ha altro che un, un cammino per riscaldarsi. Ma dall'altro lato, se in casa nostra abbiamo il riscaldamento tradizionale e un cammino, dobbiamo cercare di utilizzare più il riscaldamento appunto, a gas piuttosto che il cammino. Se possiamo poi avere dei pannelli solari e la pompa di calore, ancora meglio perché abbiamo dato maggiore efficienza alla nostra abitazione. E insomma. quando si dice servono investimenti, servono risorse, si dice servirebbero risorse, per esempio per incentivare la trasformazione di un impianto di riscaldamento che inquina in maniera consistente verso un sistema più eco-friendly, adesso mi sì, uso questa parola che forse assolutamente sì, basterebbe, ad esempio, anche prevedere la sostituzione di caldaie a una stella per passare almeno a stufe, stufe a una stella, stufe a quattro stelle, che comunque sono molto più efficienti. Ecco, dobbiamo cercare di aiutare i cittadini, ci mancherebbe altro. I cittadini non è che li diciamo non riscaldarti assolutamente e non vi permetterei mai, eh, tra l'altro appunto, nella stagione invernale. Ma dall'altro lato dobbiamo anche avvertire il cittadino nelle sue scelte quotidiane che ci sono dei sistemi più efficienti e più salutari per riscaldarsi rispetto ad altri sistemi. Chi se lo può permettere, chi sta ristrutturando la casa, chi pensa di fare un investimento, deve porsi anche il problema energetico come problema principale della sua abitazione, della sua casa, perché la sua scelta andrà a impattare sul benessere di tutti. Possiamo Matteo dire però al cittadino riscaldati in maniera consapevole, che esatto. vuol dire non tenere 23 gradi in casa, 24 gradi in casa a gennaio, ne tieni 19, ne tieni 20, che sono sufficienti e questo è un contributo che ogni cittadino può dare pur riscaldandosi. Vedete, vediamo se al sondaggio i vicentini stanno continuando a dire che le loro abitudini sono cambiate tenendo presente del clima e dell'energia. Vedete che le proporzioni sono nettamente cambiate, chi ha cambiato abitudine in questo momento rappresenta il 44% del campione che stiamo in qualche modo raggiungendo, mentre chi non cambia abitudini, perché magari non ne ha la possibilità e non c'è nessun giudizio su questo, rappresenta il 56 del eh, campione. Eh, vi ho raccontato all'inizio di questo importante piano europeo per combattere la malattia cancro. Ovviamente ci sono le eh, sostanze che abbiamo già eh, citato, alcol e fumo, che possono in qualche modo essere portatrici della malattia, aggravarla, provocarla, eh, chiaramente anche l'inquinamento deve essere tenuto in considerazione e l'Europa in questi termini dice, l'onorevole Moretti non se lo sta dimenticando, lo ascoltiamo. Noi qui in Europa abbiamo lanciato il primo grande eh, Green Deal europeo proprio per aiutare tutti gli Stati membri ad affrontare la questione climatica, la questione del cambiamento climatico che non può essere più rinviata, quindi tantissime sono eh, le risorse che l'Europa anche in questo caso ha messo a disposizione degli Stati membri per ridurre l'inquinamento atmosferico, per aiutare le aziende per esempio a convertire la propria produzione, ad utilizzare meno determinate sostanze, a eh, costruire e realizzare le nostre città a misura di bicicletta con appunto, piste ciclopedonali e percorsi appunto, eh, ambientali eh, che possano aiutare i cittadini ad educarsi rispetto a stili di vita anche qui. Molto molto diversi, è diciamo una strategia che guarda lontano. Noi dobbiamo essere capaci di educare le nuove generazioni ad un uso consapevole, per esempio, anche appunto, eh, di, questi, di questi mezzi, di questi strumenti. E, e tutto aiuta, tutto aiuta a partire dalla, dalla raccolta differenziata, a partire dai progetti educativi che le scuole portano avanti ogni giorno. È un lavoro lungo, ma io credo che insieme ce la faremo. Poi certo. Bisognerà anche che qualche volta i politici locali, il governatore per esempio, anche Luca Zaia, prenda delle decisioni coraggiose, perché non basta soltanto togliere uno o due giorni di, eh, di vieto di circolazione per affrontare seriamente il problema dell'inquinamento ambientale. L'Europa fa tanto, lo vedete questo aiuto dell'Europa, vi sentite investiti di. Eh, quantità di risorse per aiutarvi a eh, fare qualcosa di più? A me è la domanda. Eh, sì. <ride> eh, sì e no, sono sincera, eh, per svariate ragioni. I bandi europei sono sempre particolarmente complessi, particolarmente astratti per quanto mi riguarda. Io dico sempre in assessorato che tutto il lavoro che si fa ma che poi non viene... Percepito dal cittadino, cioè che non vede il cambiamento nella sua vita, è lavoro in realtà quasi inutile da fare. Va bene gli studi, va bene tutti i piani. Non so, penso al PAESC che, che noi abbiamo sviluppato, grandissimo, meraviglioso lavoro a livello di conoscenza, ma manca un passaggio successivo, che è quello di rendere usufruibili determinati studi e determinate misure da ogni Vicentino, che sia della città o della provincia. E l'unico modo per farlo è. Lo studio, la consapevolezza, ma poi anche l'accessibilità vera alle misure. Fino a quando essere green costa di più che non esserlo, in un momento come questo, a mio avviso, stiamo parlando di aria fritta. Bisogna che ci sia davvero l'accesso a determinate misure. Penso, non so, alle pitture di casa che assorbono le polveri sottili. Deve costare di meno, deve essere conveniente, deve essere semplice l'accesso altrimenti, soprattutto con il periodo economico difficile che abbiamo vissuto, tutte queste misure, che de, tra l'altro derivano da bandi europei, in realtà eh, sono sconosciute ai più. Ed è anche difficile prevedere la possibilità di accedere a queste misure europee cioè c'è talmente tanto lavoro da fare che poi uno lo fa, investe però poi non, non ha la certezza di riuscire ad accedere. Beh, è chiaro sono bandi a cui uno partecipa e non sa se il bando lo vincerà o lo perderà, quindi è un investimento fatto appunto in previsione di una possibile vittoria futura ma non si sa appunto se poi si vincerà, si cerca di lavorare al meglio possibile e di presentare il miglior progetto possibile. Poi devo dire anche un'altra cosa rispetto al PNR no? noi dobbiamo considerare che non è che il PNR sono regali che ci fa qualche duno, no? in parte sono soldi che ci dà l'Europa a fondo perduto, ma la gran parte sono debiti che dobbiamo poi restituire, di fatto sono mutui, eh, no? quindi sono debiti che ci stiamo eh, prendendo. Eh, appunto, per noi e, che, e anche per i nostri figli. Per noi e anche per i nostri future. figli Se noi falliamo nell'investimento, nello spendere i soldi appunto, del PNR, eh, eh, raggiungiamo. Una doppia tragedia, oltre ad aver sprecato i soldi appunto, che abbiamo a disposizione, dall'altro avremmo indebitato inutilmente addirittura i nostri figli. Quindi da questo punto di vista quello che oggi ci apprestiamo a fare, le scelte che oggi ci apprestiamo a fare sono fondamentali per il futuro del nostro Paese, molto più di quello che ci pare evidentemente. Per quello io prima mi favoravo così tanto quando non vedevo tutta l'Italia partecipare con, stesso, con lo stesso fervore e con la stessa fermezza appunto al processo che stiamo affrontando. Se soltanto una parte d'Italia l'affronta in un certo modo non possiamo salvarci, quel debito lì poi ci ritornerà addosso e sarà un debito improduttivo, sarà un debito cattivo come oggi lo si definisce, no? Si distingue tra debito buono e debito cattivo, eh certo. è un debito talmente cattivo che ci ucciderà evidentemente. Quindi questa operazione PNR è molto rischiosa e per affrontarla correttamente dobbiamo veramente investire e spendere bene quei soldi lì che ci arrivano e che stiamo utilizzando. Altrimenti la filosofia, un disastro la, totale. la filosofia di ridurre il gap che esiste fra diverse zone d'Italia ha un senso e può avere un senso, cioè quello di far crescere anche quelle parti del Paese che ancora scontano una parte di arretratezza, però serve anche che questa parte di Paese si mobiliti. Serve la volontà, serve la volontà. Io voglio vedere la volontà, appunto, io non, certamente non discrivono, anzi sono convinto che. Il, il sud possa essere un'opportunità grossa per tutto il Paese se si riprende, ma serve la volontà di volersi riscattare. Non nessuno gliela può dare questa volontà se non loro stessi, evidentemente. E io ci rimango male, io veramente rimango basito quando vedo che i bandi vanno deserti, perché lì sono soldi, fondi che esistono per quelle iniziative lì e poi non vengono chieste le risorse. Quindi significa che a un certo punto. Poi alla fine si piange, si dice che lo Stato non c'è, che lo Stato è assente, lo Stato ha a disposizione delle risorse e questi nemmeno fanno le domande. Questo è il vero problema, voglio dire. Ma qui non, 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 non c'è volontà di discriminare o cattiveria o il Nord è brutto e cattivo, voglio dire. Questo è un dato di fatto in realtà, quindi veramente se vogliamo che l'operazione PNR sia un'operazione vincente, dobbiamo far sì che tutti ci credano e tutti lavorino giorno e notte, eh, appunto, pancia a terra, come dice spesso anche il governatore, governatore Zaia sì, su sì. questo tipo di iniziative. Se non è così non andiamo da nessuna parte, evidentemente creeremo debito che appunto, andrà solo ad appesantire la già difficilissima situazione in cui versa il nostro paese. Il PNR diventerà il deprofundis non il rilancio del paese. Speriamo che non sia così. Marco Rabito, poco fa ci stava raccontando, fuori onda però, che c'è quasi un, uh, un argomento che riguarda l'inquinamento da polveri sottili, che è quasi un uh, tabù, cioè il contributo a queste polveri che arriva dall'agricoltura. Lo accenniamo soltanto, Marco, poi lo riprendiamo nella parte finale della trasmissione. Un minuto, sì. poco più. Poi possiamo vedere anche un contributo grafico sulle fonti che sono apportatrici di PM 10, PM 2,5, che si suddividono per lo più in fonti primarie e fonti secondarie. Tra le fonti secondarie, che sono quelle più pericolose, gli aerosol secondari, c'è un buon contributo, un 19% che arriva, che arriva da agricoltura e da allevamenti intensivi. Agricoltura intesa soprattutto come fertilizzanti. E le reazioni chimiche che i fertilizzanti hanno in atmosfera, quindi sviluppando eh, del PM che spesso è PM2,5, quindi più pericoloso rispetto ai PM10 perché è più sottile. Eh, altro arriva anche eh, come aerosol primario dall'agricoltura, ma poco. La maggior parte è un aerosol secondario dovuto a queste reazioni chimiche. Cioè, quello che stiamo scoprendo io in questo momento, voi ovviamente sarete tutti meglio, meglio informati di me, è che. L'attività che tutti noi percepiamo come attività green cioè l'agricoltura, che lavora nei campi e nella natura, in realtà ci porta anche un 19 di polveri sottili, e anche su questo bisognerà riflettere, però lo facciamo dopo la pubblicità. Eccoci all'ultimo segmento di questa prima serata a parlare di inquinamento e di riflessi che l'inquinamento può avere sulla nostra salute. Allora il dottor Idotta poco fa ci raccontava un effetto che ha il miglioramento della qualità dell'aria anche in persone che magari hanno già una salute compromessa o un'età... Avanzata, che stanno già cominciando a respirare peggio di come eh, si potrebbe fare in maniera ottimale. Ecco lì, migliorare la qualità dell'aria cosa succede? Allora, eh, tutti noi sappiamo che con l'invecchiamento c'è un naturale declino della funzione eh, respiratoria e quindi anche dei parametri che noi andiamo a misurare quando facciamo la spirometria o i vari tipi di spirometria. Eh, dei dati consolidati ormai, questi sono assodati, eh, dimostrano che. Soggetti anziani già affetti da eh, broncopneumopatia cronica ostruttiva, quindi bronchite cronica associata o no ad enfisema, se vengono esposti a eh, minore quantità di eh, inquinanti ambientali hanno una riduzione nella velocità di caduta della loro funzionalità respiratoria. Questo di fatto coincide con un miglioramento della qualità di vita, una vita più lunga, con meno riecutizzazioni. Quindi si può vivere meglio e si può vivere più a lungo se si riesce a vivere in un ambiente eh, meno sottoposto alla certo pressione dell'inquinamento. Sì. Per cui dell un po' eh, sintesi, questa sera, eh, eh, ridurre il tasso di inquinamento ambientale sicuramente migliora la, la prospettiva di vita dei bambini, dei giovani, perché garantiamo loro polmoni che ventilano meglio che non sono bloccati eh, perché eh, diciamo eh, quasi eh, incrancremiti costretti, costretti. Eh. e garantiamo anche quindi per loro una vita decisamente migliore come qualità senza problemi fin dall'inizio, meno infezioni respiratorie, meno probabilità di bronchiti, di asma e agli anziani una migliore eh, eh, caduta più lenta caduta della loro funzionalità respiratoria, quindi la possibilità di fare attività fisica che è fondamentale per poi anche uscire, per esempio, dal vortice della depressione legata alla scarsa mobilità da mancanza di respiro. Eh, senta, dottore, ma è un periodo, per esempio, in montagna, no? 15 giorni all'aria all pura, migliora? O poi se si fanno eh, 11 mesi e 15 giorni ecco, in, in pianura eh, non cambia niente. Sembra quasi l'attività che fanno gli atleti in altura per migliorare la performance. Mm. Ecco, eh, sì, eh, sicuramente chi se lo può permettere lo deve fare. Chiaro però che non è che può aspettare 15 giorni all'anno e poi fa 350 mm. in condizioni pessime, perché poi vive anche la nostalgia dello star bene e vive ancora peggio lo star peggio. Quindi bisognerebbe andare in montagna stabilmente e, là, e, là, e stare e là, là perché là forse ancora riusciamo ad avere un'aria eh, un più respirabile. Eh, dicevamo, fra tante eh, cause dell'inquinamento eh, de dell c'è anche l'agricoltura l'agricoltura che in qualche modo viene coinvolta nel ragionamento che si sta facendo in Europa circa la strategia per combattere il cancro, soprattutto quella economia molto importante anche per il Veneto che si occupa della coltivazione del vino. A Alessandra Moretti abbiamo chiesto se questo piano è solo sanitario o se sotto ci sia anche una certa qual battaglia eh, politica. Sentite cosa ci ha risposto. Purtroppo anche quando si parla di salute, quando si diciamo, attuano dei provvedimenti che hanno delle ricadute sulla pelle, sulla carne viva dei cittadini, come la malattia per esempio, purtroppo anche su questo ci sono strumentalizzazioni. Devo dire che io in questi giorni ho ricevuto tantissime pressioni, è normale, fa parte del mio lavoro, c'è molta tensione perché ehm, diciamo alcuni vorrebbero attaccare il piano dicendo che il piano va contro determinati settori. Ecco, io voglio dire chiaramente che questo piano non va contro nessuno, ma va incontro all'esigenza di proteggere il più possibile i cittadini europei perché purtroppo il cancro è una malattia destinata ad aumentare diciamolo chiaramente diciamolo fuori dai denti c'è qualcuno che titola già questa sera nei siti online e probabilmente domani lo troveremo sui giornali l'europa è contro il vino perché avendo inserito la molecola dell'alcol fra le sostanze che possono provocare il cancro c'è la possibilità che un bollino nero venga apposto anche sulle etichette delle bottiglie di vino e in questo modo si teme che un mercato importante per il made in Italy, inutile negarlo, possa subire un uh, contraccolpo uh, negativo. Eh, dottore l'alcol non fa bene. Probabilmente è l'abuso dell'alcol che provoca danni veri all'organismo. Certo, questo è un dato oggettivo, un dato di fatto consolidato anche da studi ormai eh, molto eh, eh, solidi. Eh, sicuramente il il bicchiere di vino a pasto è fortemente consigliato, per esempio, anche nei cardiopatici. Perché alcune delle sostanze contenute, appunto, adesso io non sono un esperto, eh, diciamo, d'accordo, però per noi è già un riferimento. Quello che punto. io vedo è che eh, sicuramente eh, diciamo la moderazione nell'assunzione, ma anche della quantità di cibo, non è solo eh, l'alcol, è eh, la, la cosa migliore, il modo migliore per vivere più a lungo e vivere meglio. Sicuramente il, diciamo, il bicchiere di vino a pasto, chiaro che poi quando uno mangia 20 volte al giorno il discorso cambia, perché allora piccoli pasti molto, molto eh, annaffiati e questa è una cosa completamente diversa, ognuno dipende poi da come gestisce, da come eh, capisce, da come interpreta a suo uso e consumo è anzi altamente consigliabile perché è attiva, stimola anche alcuni processi biochimici a livello cellulare che facilitano la digestione, per esempio. E d'altronde non, non mi pare che pubblicità anche molto esplicite, per esempio sui cioè prodotti da eh, tabacco, abbiano mai se, se, appunto, vogliamo, granché sulla. Appunto, io sono arrivato a vedere veramente delle foto che eh, eh, se eh, il pacchetto lo vedeva la, eh, non so, un bambino eh, avrebbe avuto dei problemi anche, quindi ci vuole anche incubi. un po' degli incubi in pratica. E questo non è assolutamente servito a frenare, anzi, l'abitudine eh, al fumo di sigaretta. E Ma quindi... questo è, è un malvezzo lo chiedo poi ai rappresentanti delle istituzioni è un malvezzo tutto nostro italiano quello di dire che l'Europa ci sta sempre in qualche modo mettendo nei guai oppure può essere anche una realtà quella della contrapposizione politica su una cosa che potrebbe essere neutra come la salute? Beh, Ubimaio. <ride> No, allora, secondo me, eh, qua ritorniamo al discorso dell'equilibrio di prima. I temi come questo che mettono al centro la salute, ma in generale tutti i temi ambientali vanno sempre affrontati con equilibrio e al di fuori di ogni ideologia, perché altrimenti si fa quella con confusione che spesso si vede e che poi a sua volta genera ulteriori problemi. Io sono dell'idea che l'Italia debba Tutelare le sue sane produzioni. Io sono per il cibo italiano, un buon bicchiere di vino credo che faccia solo bene, ma va unito a tutta una serie di altre buone abitudini positive come l'aria la, aperta, insomma, la vita sana, un po' di sano sport, andare in montagna quando si può, nessuna da sola è la soluzione, è l'insieme di una serie di scelte equilibrate che credo consenta di vivere meglio e di vivere più a lungo. Se questo si può fare anche proteggendo, la sana economia italiana e sottolineo il sana perché sappiamo che poi in ogni settore ci sono anche quelli che abusano purtroppo delle regole e delle tutele credo che l'equilibrio sia raggiunto eh, sì. prego <ride> no, concordo pienamente con quello che appunto ha appena detto, detto Simona, io penso in realtà che eh, L'Europa ci ha portato anche un sacco di fattori positivi, no? un, Abbiamo un sacco di elementi di modernizzazione portati dalla normativa europea nel nostro ordinamento, no? e Da questo punto di vista, appunto, sul consumerismo, su tutta una serie di elementi che appunto affrontiamo quotidianamente e sappiamo che l'Europa in realtà è stato un giusto sprone per l'Italia. No? Poi per carità noi dipende sempre come la raccontiamo l'Europa, no? eh, E come raccontiamo determinate. Alcune volte io sono un giurista, quando leggo la direttiva e leggo l'informazione che viene data sulla direttiva trovo una totale discrasia. La direttiva dice una cosa e il giornalismo poi che interpreta quella direttiva tende, ma non ce l'ho con la. Se non ovviamente... sappiamo con chi prendercela. No, 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 <ride> no ma dico, è vero, è vero, no, sì, è assolutamente si eccede, vero. no, si eccede. Si eccede poi sulla comunicazione e quindi poi l'Europa diventa, noi abbiamo sempre bisogno di un nemico, no? Allora l'Europa diventa il nemico contro cui ci dobbiamo scagliare, anche qui serve misura evidentemente. No? Eh, allora alcune normative e alcune direzioni europee sono state assolutamente fondamentali per il nostro paese. Certo su altri lati appunto eh, ovviamente eh, anche in Europa ci sono delle lobby che cercano di portare avanti. Determinate logiche, proteggendo i loro mercati, anche noi dobbiamo essere bravi a portare avanti e proteggere i nostri mercati, evidentemente, perché stiamo parlando appunto di un mondo fatto di persone eh, che si relazionano a quello che se ben, evidentemente. No? Quindi, sotto questo versante, è, è opportuno. Io, to tornando all'aspetto del, all del vino, insomma. Eh, come tutte le cose, eh, è l'abuso di fatto che rende cattivo un qualche cosa, no? evidentemente. Eh, il bere un bicchiere di vino a pasto, voglio dire, può solo che far bene, addirittura anche un gusto per, per il nostro vivere, no? eh, eh, Evidentemente, è chiaro che se poi abusiamo de dell'alcol, eh, eh, quello diventa un problema e può cagionare tutta una serie di problemi fisici. Ma non troviamo mica solo sull'alcol, tutta una serie di sostanze, di cibi, di cibi che quotidianamente mangiamo, della grande distribuzione, evidentemente se continuassimo a mangiare cioccolata da mattina a sera, voglio dire eh, così, a, a profusione probabilmente questo ci creerebbe forse anche altri problemi, no? Quanto allora, meno l'acne eh, Allora Spera. dobbiamo mettere Spera. il bollino nero sulla cioccolata beh, evidentemente no, allora è lo stesso per, 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 per quanto attiene al vino, no? Qui è tutto tema di educazione, di capacità di saper gestire la propria vita e le proprie abitudini, come diceva, diceva prima Simone. E torniamo, e torniamo sempre alle abitudini, quelle abitudini che bisognerebbe cambiare per cercare di invertire la eh, tendenza, per dare una eh, svolta. Voi l'avete cambiata un'abitudine della vostra vita per cercare di eh, migliorare? la proporzione non si sposta anche a fine trasmissione, quindi il 44% delle persone che ci hanno seguito dicono che sì, un'abitudine l'hanno cambiata, la bicicletta l'hanno presa e con quella vanno al lavoro, il 56% non l'ha cambiata. Però devo dire la verità che un eh immagine così spaccata a metà io sinceramente non me l'aspettavo. Dedico l'ultima parte di questa trasmissione a Marco Rabito perché eh, vorrei che ci lasciassimo con un eh, segnale di eh, speranza Marco, ma so già che eh, sarò eh, smentito. Abbiamo detto che questi mesi sono stati difficilissimi dal punto di vista eh, climatico, mh, questa mancanza di, di pioggia eccetera e quindi i prossimi mesi cosa ci riservano? Siccità sicura durante eh, l'estate oppure avremo una primavera che si possa chiamare primavera? Beh, allora eh, non c'è una correlazione diretta tra come è andato eh, l'inverno, come andrà la primavera e poi come andrà l'estate. È chiaro che se noi arriviamo da una stagione invernale che soprattutto non ha portato quel contributo di neve in montagna che è determinante per arricchire, per rinvigorire la falda durante la stagione primaverile, se andassimo incontro a una primavera particolarmente secca, beh, insomma, i problemi sarebbero molteplici. Ecco, noi dobbiamo solamente sperare adesso che la primavera faccia il suo corso così, come deve farlo, in tal caso riusciremo anche a colmare quei deficit che abbiamo cioè, accumulato durante che noi dobbiamo augurarci che il 25 aprile piova, come piove sempre il primo maggio piova come normalmente piove quando noi vorremmo andare a fare un barbecue che non possiamo fare, l'abbiamo capito perché andremo a peggiorare la situazione delle polveri pioverà forse dobbiamo rivedere la nostra concezione di bel tempo e di brutto tempo perché per esempio dopo 40 giorni in cui non è caduta una sola goccia di pioggia abbiamo respirato aria malsana il bel tempo è l'arrivo della pioggia quindi, che ci assicuri, arriva stasera. Forse arriva sta stas... già piovendo adesso. Noi non ce ne rendiamo conto perché lo studio non ha finestre. Però forse i Vicentini potranno già scriverci che fuori sta eh, piovendo o pioverà. Sì, forse non ci... ancora. Forse arriverà la pioggia nel corso delle prossime ore. Ecco, forse rivedere questa nostra idea e non collegare sempre necessariamente il bel tempo al sole che splende. Perché un sole che splende per trecentosessantacinque giorni all'anno, va a finire che andiamo a vivere nel deserto del Sahara e non apprezziamo più tutte le bellezze del nostro territorio, che sono fatte anche di natura rigogliosa, sono fatte di, di agricoltura che funziona grazie all'arrivo della pioggia e sono fatte di tante bellezze che giungono dalla presenza di acqua. Eh, non so se voleva rispondere a questo, eh, a questo messaggio che la, la chiama direttamente in causa. Le api. Eh... No, in realtà l'ho fatto nel senso che i trattamenti sono cambiati, non sono più diretti e vanno, i trattamenti che facciamo riguardano soprattutto il, le larve. Proprio perché trattando le larve del, delle zanzare stiamo parlando eh, si uccide diciamo, l'animale prima che si sviluppi e quindi non si vanno a fare i trattamenti che incidono sulle api. Devo dire che su questa cosa qui forse non ci si è accorti, chiaro che c'era anche un altro messaggio prima però che diceva il contrario. Quando poi arrivano i momenti particolarmente impegnativi e magari tanti si lamentano soprattutto nei giardini fuori dalle scuole, qualche trattamento aereo va fatto, ma l'anno scorso sono stati contro, pochissimi contro le E devo dire che, alle cioè api, che anche nei cimiteri qualche volta vi chiamino. Eh, qualche volta sì, però devo dire che c'è molta sensibilità per le api, anzi l'anno scorso abbiamo trovato un, un alveare in Basilica che era chiusa da tanti mesi, in realtà abbiamo festeggiato quando abbiamo chiamato due operatori per spostare questo alveare. E abbiamo quindi abbiamo salvato le sì. api. Noi vi abbiamo accompagnato fino a qui parlandovi di smog, di ambiente e di azioni che si possono fare per cercare di cambiare la situazione. Stanotte Forse eh, pioverà e domani avremo sicuramente un eh, clima migliore e un'aria da respirare un po' più eh, detersa, sicuramente più lavata. Grazie per aver seguito eh, prima serata, grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi questa sera. Voi. Se lo vorrete, lunedì prossimo, prima serata, ritorna. Arrivederci. Magazzini Bizotto, da sempre qualità italiana. Vestiamo le case e le persone. Vi aspettiamo a Rossano Veneto. Siamo aperti anche la domenica.